Vabbè, prendi la da basso. Vai, ci arrivo, non ci arrivo, ci arrivo. Pure il portiere ci arriva, però attenzione. Minchia. Vai, ci penso io. Ho spezzato le gambe. Ed è gol. Sì, è gol. Signor Presidente, per caso ci è arrivata qualche offerta da qualche altra squadra? No. Ne è proprio sicuro. Sì, sono sicurissimo. Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Napoli, mica, questi li vogliono tutti, che cazzo? No, sì, sono sicurissimo che non è arrivato. No, io non mi sto ancora al Frosinone, togliti un poco, togliti. Oh, ma come ti permai, vattene? Minchia, guarda quante squadre ci volevano, minchia, questo che cazzo è? Minchia, il Barcellona ci voleva, poi chi ci vuole? Manchester City, il Bayern Monaco. Minchia, pure il Real Madrid. Questo chi è? Pepe, andiamo a Napoli. Let's go a Napoli, vai! Signor Presidente, che volete? Questo. Andiamo a Napoli, let's go! Allora, quest'anno sta andando tutto male per noi, tutto, ma proprio di tutto, proprio dalla merda al rutto, proprio di tutto, proprio di lutto. Minchia. E adesso che dobbiamo fare? Te lo dico io che dobbiamo fare, dobbiamo salvare questa stagione. Ti darà una mano lui. Chi? Quello dietro di te. Voi vi dovete fidare di me. Ma già ricapisco tutto, però minchia, allora, una partita ogni tre pa... Cioè allora, tipo vinciamo una partita e ne perdiamo 5. Darò una mano, li allenerò come si deve a questi due. Partiamo da questo. Poi partiamo a bassa. Poi partiamo da questo qua davanti. Li farò diventare i nuovi Ronaldo e Messi. Se mi perdete gli ottavi di Champions contro il Barcellona vi faccio esplodere. Minchia. Avete sentito? Andiamo ad allenarci. Era meglio andare a Bayern Monaco. Dai, non ti preoccupare che siamo nella nostra squadra. Adesso qua le cose si fanno sul serio. Oh cacchio! Piglia di questo! Lo prendi la Meret! Bravissimo Meret, che cazzo! Oh cacchio! Vai là lontano, là lontano! No, che cazzo ho combinato Meret! Vai! Sì! No, no, così non andiamo bene. Noi dobbiamo giocare la prossima partita col Barcellona. Ok, Mela, rimontiamo questa partita, veloce. Vai, vai, ci sono. Fatti pigliare sto pallone, col cacchio, portiere. Vai, rovesciata, 1-1. Vai. Mamma mia, che bel passaggio che ha fatto, attento che sta arrivando il portiere. Sti cazzi del portiere, 2-1. Vai, e la rimonta è arrivata. Yeah. Portiere, che c'è? Piglia di questo. Let's go. Adesso siamo 6-0, anzi a 1. Minchia, dai, per ora è andato tutto bene. Per ora. Ma adesso col Barcellona voglio vedere che succede. De Laurentiis ha detto qualcosa? Perché? Guarda là in alto. Minchia. Siamo qui in diretta con i nuovi super nuovi, ma proprio forti, nuovi fuori classe, che sono sti due. Quindi com'è stato vincere 2-0 col Barcellona? Bellissimo. E a rimontare contro la Juve? Ancora più bello. Partita contro il Manchester City? No, quello è brutto. Attenzione, ormai la porta del Napoli è vuota. 1-0 Manchester City. Si è pigliato pure una pallonata in faccia. Haaland. Merda. Ve l'avevo detto che questa non ce la facevamo. De Laurentiis, guarda dietro di te. E la Madonna, ma che cazzo dici? Il Napoli è in semifinale contro una grandissima squadra. Una squadra imbattibile. Più o meno, il Real Madrid. Già abbiamo giocato. Minchia, com'è andata? Ma che cazzo dici? Dai, ci abbiamo la finale contro il Bayern Monaco. Sì, intanto 7-0 col Monza in campionato. Ma che cazzo? Ed eccoci in questa finale tra Napoli e Bayern Monaco. Ehi, Kane. Sì, che c'è?
Che significa? Che dopo sta partita me lo succhi. Ah, staremo a vedere, tanto in porta ci abbiamo quello. Madonna, me l'ho dimenticato di Michele Neuer. Esatto, voglio vedere adesso come cacchio fate. È un muro in porta, è insfondabile. Non segnerete mai, neanche un gol. Voglio proprio vedere come farete. Una 0 Napoli. Ma che cazzo? Io avevo detto che la vincevamo la finale. Vabbè, siccome la squadra del Bayern Monaco la vedo un pochettino a terra, il Napoli vince la Champions. Vero. Invece succederà, perché tu ci devi credere. Succederà, può darsi che ti spariamo un 5-0 col Barcellona nella vita reale. Sì, ma non esagerare. Vai, vieni, andiamo ad alzare la coppa. Dai Peppe, alzala tu. No, alzala tu. Alzala tu. Alziamola assieme. No, alzala tu, ci stavo scherzando. Ed ecco qui che il Napoli alza. Che il Napoli alza a me la coppa dalle grandi corna. Era troppo scontato dire grandi orecchie. Comunque ecco qua, la coppa dalle grandi corna. Ce l'abbiamo fatta. Esatto. Devo rimanere in questa posizione ancora per molto. Dai, io me ne vado. Aiuto! Si è paralizzato il braccio. Oddio, pure a me. Oddio, oddio. È perché non ti vuoi staccare più dalla coppa. Aiuto. Peppe, staccami. Staccami prima tu a me. Aspetta, aspetta, ci provo io. No, me la mi ha dato una ginocchiata in fronte. Aiuto, aiuto, aiuto. Qualcuno ci aiuti. Minchia, ce l'hanno fatta a vincere la coppa. Sono davvero orgoglioso di loro. Prossima stagione vanno all'Under 10 del Palermo. Come all'Under 10 del Palermo? Minchia, perché un'altra partita con voi non la posso fare. Sto ancora lì pagando le spese mediche del Bayern Monaco. Ah, sì, ma così non vincerà più una coppa. E minchia, non è una novità. Era meglio fare il pizzaiolo. Esatto, comunque adesso ci pigliamo lo stipendio e ce ne andiamo. Sì, ok, però adesso abbiamo un problema. Quale? Siamo ancora paralizzati. Ah! Oh cacchio, aiuto, qualcuno ci stacchi. È l'unico modo, lo devo fare. Cosa volete fare? Guarda cosa ho comprato a Napoli. Io me ne vado. Esatto. Mela, mi spieghi perché sei entrato? Peppe, non ti fare domande, ho bisogno di una mano. Sono diventato la coppa dalle grandi corna. Mi dispiace, ma io non ti posso aiutare. Aspetta, un secondo. Stacca il braccio. Sai, aiuto, aiuto.